per chiedere subito un commento su questa partenza, questo primo tempo dove sostanzialmente il Pescara ha chiuso la partita. Sì, è stata una partita difficile fin dall'inizio contro un avversario forte, secondo me la migliore squadra del girone, e dimostrando stasera sicuramente non abbiamo avuto quell'impatto che abbiamo avuto in altre partite, però insomma fa parte un po' del nostro percorso avere questi alti e bassi. Speriamo di recuperare energie per domenica, abbiamo una partita importante contro il Sestri. Soprattutto perché il Milan futuro si era presentato qui allo Stadio Adriatico, mister, questa sera, che aveva subito in trasferta 4 reti in tutto il campionato e ne ha subito lo stesso numero in 90 minuti. Sì, dispiace perché al di là delle situazioni che andremo ad analizzare, insomma non siamo stati così reattivi secondo me nell'approccio, nel capire qual era il tipo di partita da fare. Dispiace, però come hai detto insomma il passivo è pesante questa sera, ma insomma ci rimbocchiamo le maniche, il nostro percorso inizia a luglio e finirà insomma a fine campionato e c'è tempo. Ci dice la cosa che vi ha messo più in difficoltà del Pescara? Una chiave la prova a dare io, l'aggressività. Sì, senza dubbio, ma avevamo già visto e preparato la partita sapendo che il Pescara aggredisce addirittura ancora più nel secondo tempo rispetto ai primi tempi, quindi ci hanno colto un po' impreparati su qualcosa che conoscevamo e questo è quello che ci dispiace. Mi chiedo un'ultima cosa che poi deve lasciarci, poi nell'inizio secondo tempo con l'inserimento di Turco ha creato qualche situazione in più nella tre quarti campo, l'autogol vi ha un po' tagliato le gambe. Sì, ho voluto dare un po' più di peso in zona centrale perché sugli esterni non riuscivamo a sfondare troppo e essere pericolosi, insomma ho cercato di modificare un po' quello che era l'andamento tattico, ma insomma ripeto, avevo davanti la miglior squadra del campionato.